un'esplosione violenta in una galassia lontana ha infranto il record della più brillante fonte di luce ad alta energia mai registrata nell'universo. Autori del colpo, i telescopi Magic, che hanno immortalato il bagliore potentissimo successivo a un lampo di raggi gamma individuato dai telescopi Swift e Fermi. Ma riavvolgiamo il nastro e andiamo con ordine. Il 14 gennaio 2019 gli osservatori spaziali Swift e Fermi registrano un Gamma Ray Burst, un'esplosione di raggi gamma denominata GRB 19011-14C. Il lampo ultrapotente dura pochi istanti e proviene da una galassia lontanissima distante circa 7 miliardi di anni luce. In 22 secondi le sue coordinate vengono inviate agli scienziati di tutto il mondo. Poche decine di secondi dopo, alle Canarie, i telescopi Magic hanno la fonte nel mirino e osservano il bagliore successivo all'esplosione, una scia di energia con particelle di luce fino a 10 volte più intense di quanto sia mai stato visto in precedenza. I gamma ray burst sono i fenomeni più energetici conosciuti nell'universo. Un tipico burst rilascia in pochi secondi la stessa energia che il Sole irradia nel corso di 10 miliardi di anni. Gli scienziati ipotizzano che i GRB siano prodotti dal collasso di stelle massicce o dalla coalescenza di stelle di neutroni. Ciò che ne rimane è un buco nero e un bagliore di luce che può perdurare da pochi minuti a qualche anno. Fondamentale per la scoperta è stato il contributo scientifico italiano. L'Italia, infatti, tramite l'INAF, l'INFN, l'ASI e varie università, partecipa alle collaborazioni Swift, Magic e Fermi, oltre ad aver fornito i dati di follow-up registrati dal telescopio per raggi gamma Agile.